Buonasera ragazzi, oggi siamo ritornate qui con un nuovo video vlog. È vero, è sera, però la nostra intro è sempre buongiorno, mi dispiace. Siamo al Duomo di Milano. Esatto, piazza, perché siamo arrivati a Milano. Piazza Duomo. Sì, siamo arrivati a Milano e siamo andati a Piazza Duomo. Ho fatto un acquisto troppo carino. Troppo carino, perché ragazzi, appunto. Sì, è perché noi le volevamo, ma a Napoli almeno c'è, noi sappiamo che non c'è, e abbiamo preso una bomba d'acqua, quindi è bellissima e la vogliamo provare. E sta alle nostre spalle il negozio, che non si vede perché è troppo illuminato, però comunque andiamo. Ragazzi, bellissima, ne abbiamo presa una, no? Le bombe d'acqua che si buttano e si scioglie direttamente, ma abbiamo preso una che fa la schiuma ed è stupenda, perché fa la schiuma ed è bellissima, vero babbo? Stupenda, boh. Bisogna vedere questa cretinata. Darsi che sarà una bella cosa. Sì, è una bella cosa. La temperatura com'è? Freddo. Tanto di freddo. Vabbè, ora noi col cappello, cappuccio, tutti così. Guardate questo, guardate questi come stanno. Siamo proprio abituati. Esatto, perché è la nostra prima volta qua a Milano. Oddio, bellissimo. Quindi, madonna, ancora le mani tutte durose. Guarda qua. Vabbè, ci vediamo dopo. Ciao ciao. Madonna ragazzi, allora, è troppo bello perché tipo tu cammini e ci sono 3000 negozi fighi, quindi wow. Bello, mi gusta. Vediamo un po' qualcosa di bello. Guardate, ci sono le caramelle in cielo. Ecco, le caramelle in cielo. Molto bello. Cosa fai? Lancio la manita. Vai. Al contrario, vai. Esprimi un desiderio a bassa voce. Sto sentendo. È caduta. Sì, 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 è andata Giulia. Dove stavi? Manda un bacio, manda un bacio. Ciao. Ciao babbo. Ciao. Ciao mamma. Ciao pure. Ciao tombola, ciao fontana. Ciao ciao. Ragazzi, visto che non conosciamo Milano, ci stiamo perdendo per la piazza e non sappiamo dove sta il McDonald's, perché prima l'abbiamo visto, poi sentivamo l'odore, poi non l'abbiamo sentito più, e quindi niente, le persone mi guardano male, ma non è niente di grave, non ti preoccupate. Allora, voi sapete che volevo. Babbo, dove sta il Mac? No, dall'altro lato. Dall'altro lato. Vabbè, ora cerchiamo il McDonald's, il Mac. Andiamo al Mac. Cos'è? Qua stava una volta l'hard rock. Eravamo in stagione, vedi? E lascia. Lascia, questo qua. Guardate ragazzi, allora, guardate, c'è tipo dei palloncini, non so cosa sia, tipo palloncini in forma di fiori, cose strane. Ed è troppo carino. No, alcuni sono anche fiori. Ah sì, il coniglio, guardate. Ecco qua. No, il signore però. Questo coniglio. Molto carino. Bellissimo. Camminiamo un pochettino, andiamo a vedere qualcosina. Perché praticamente, niente, siamo. Guardate. Mamma, guarda com'è pelucciuso. Aspettate, io non riesco a capire. No. Mettiti di qua, guarda, guarda. Si vede, ma si vede tipo strano. Guardate. Ah, Margherita, vedi che non riesci a vedere. Guardate come sono pellicciosi. Secondo me sono stramorbidi e caldi. Wow. Le ghirlande girate che non riesco a riprendere. Bello, bello. Mi piace Milan. Ragazzi, guarda, mamma, come sono belli. Pupazzi, pupazzi. Ecco qua, un bel pupazzo. Di neve. Neve, neve. Cosa guarda qua? No, cosa? Il pupazzo di neve gigante. Eccolo.
Wow, come sono strani sti pupazzi. Strani. E i grandi non piangono. Fatemi una foto qua vicino. Sì, guardate che mega panettone, cioè me lo mangio tutto. C'è anche il cioccolato sopra. No, forse è l'uvetta quella. Vabbè, me lo mangio lo stesso tutto. Mio Babbo Natale. No, Babbo Natale forse l'hanno rappresentato un po' male, troppo secco. Poi cicciotto. Cicciotto. Guardate. Che figa questa roba. Guardate questa. Per il cioccolato. La pappo tutto. E questo cos'è? Biscotti, biscotto. Oh, aspetta. Dov'è? Ok, qua. Madonna, ragazzi. Ragazzi. Io tengo fame, pure Giulia. Teniamo tutti fame, siamo affamati, papà. Portaci a mangiare. Alle ore 18:30 sei affamata. Eh sì, quel treno no, porta fame. Quel treno porta fame. Ma che odore, ma che è? Boh? Dolce. Qualcosa di dolce. Oh. Molto bella la vita. Tengo troppo freddo, ragazzi, ma come si fa? Cioè, si ghiaccia, oddio, sai. Boh. Si ghiaccia, ragazzi, si ghiaccia. Oddio, vabbè. Allora? Guardate tu, Marina. Guardate. Guarda, che avete preso? Io anche, così. Anche a Milano, io, voi sempre con me. Io queste, che sono il formaggio buonissimo, e queste. Però ragazzi, non mi prendete. Non ce la mangio il mio McDonald's. Così, giusto per, perché io sto a Napoli, sono a casa mia, quindi a casa mia non mi piace di più. Ma comunque Milano è bella, non ho niente piace, da dire. Aiuta? Però ognuno preferisce la propria città, ovviamente. Vabbè, ovvio, ma un bacione a tutti i milanesi a Milano. Ne mangiamo questa affamata. E vi dico solo che sono semplicemente le 7:30 e noi in hotel abbiamo mangiato anche un panino. Fai vedere, non ho visto. E noi in hotel abbiamo mangiato un panino prima di scendere. No, però, per dirvi quanto siamo affamati, secondo me freccia rossa qualcosa che ti fa venire proprio fame, perché io nel cuore avevo fame. Buon appetito. Ragazzi, siamo in metro e stiamo andando a Porta Genova, perché poi dobbiamo tornare nell'hotel. Sì. E ora siamo in mezzo. Wow, bello. Giulia e mamma stanno lì. Però li guardavo. Non si vede per niente, vabbè. Ma poi che poi noi dopo dobbiamo prendere un altro. Adesso scendiamo a Cadorna e poi da Cadorna andiamo a. Un'altra metro. Dalla rossa passiamo alla verde. Prima quando siamo andati era tipo come si chiama l'hotel? No hotel. Vabbè, comunque ragazzi, prima era affollatissimo, ora ci sono i posti per sedere. Bella la vita. Qua dobbiamo scendere. Va bene. Bye bye. Ragazzi, siamo scesi da questa metro qua, la linea rossa, e mo dobbiamo andare alla linea verde. M2, e ora ci andiamo, quindi poi no, non è vero, bye, niente bye. Ora allora, c'è una domanda. Dica. C'è una domanda alle persone che ci seguono di Milano. Sì. Ma a Milano, a Milano, quanti milanesi ci sono? È vero, ragazzi, non abbiamo incontrato uno. Tutte persone, vediamo, tranne che italiani e milanesi, vi giuro. Cioè. Prossimo. Dai. Abbiamo chiesto informazione, c'era un cinese, c'era un filippino, c'era un peruano, c'era un boh, ma non era milanese. Veramente, ci siamo stufati, abbiamo acceso il cellulare Google Map e abbiamo trovato tutto. Esatto. Ma a Milano quanti milanesi ci sono? Veramente, cioè, oddio, è una città così bella, così grande, però non c'è mai un italiano, ci sono tutti stranieri.
Più che altro milanesi, nessuno. Abbiamo Sandro. Sì, babbo, qua dovrebbe essere Porta Genova. Sì, Porta Genova. Scendiamo prima che lo perdiamo. Qua a Milano poi subito corrono tutti quanti. Esatto, perché subito ci mette, non ci mette niente, però c'è, io vedo la gente tipo corre un sacco. Non è ancora arrivato. Speriamo che è libero come il primo. Speriamo bene. Ecco, sta arrivando. Ogni 2 minuti, guarda, è bellissima. È nell'arrivo dell'Alta, diretto ad Assago Po. Questa metro è più bella perché ogni 2 minuti arriva un treno. Esatto. Fate un po' in giro. Qua stanno i binari. E tra poco arriva la metro. C'è scritto posto, vedi il posto dove siamo? Dove? Babbo, qua mi casca il telefono e io te lo faccio ricomprare, chiaro? Ti voglio tanto bene. Eccolo qui. Ora entriamo, dai. Bella la mia gialla. C'è subito. Babbo, ma lo sai che questi treni passano anche verso la strada? No, questo no, però il treno sì. Sta arrivando. Dai, ti prego, voglio il posto. No, è affollato. Dai, ci vediamo dopo. Ragazzi, siamo arrivati all'hotel. Ora vi faccio vedere una cosa troppo figa, che è questa qui. È la N, l'iniziale appunto della del nostro hotel. Guardate, sono tutta arancione. È bellissima, aspettate. È bellissimo, ragazzi, e praticamente ora siamo arrivati. Vi dico solo che a Milano fa freddissimo, ragazzi. Sapete il perché? Perché, cioè, tengo già le mani tipo straghiacciate. Le mani, io sto toccando il telefono, ma come se non ce l'avessi in mano. Anzi, tengo paura che lo faccio cadere. Aiuto. E fa freddissimo, ragazzi. Però ho passato una bella serata, perché comunque siamo andati al Duomo. Il Duomo è bellissimo. Poi siamo andati al Mac, e praticamente il McDonald's sopra aveva tipo una facciata dove si vedeva il Duomo, ed era bellissimo, cioè fighissimo, perché il McDonald's sta proprio di fronte al Duomo, quindi fighissimo, cioè stupendo. E poi sono anche troppo contenta perché abbiamo comprato questa bomba da bagno. Sì, che fa la schiuma, non è una bomba da bagno che si lascia perdere, ma è una schiuma, quindi è bellissimo. E guardate, cioè, è proprio un hotel di classe questo, guardate un po'. Cioè, all'entrata voi mettete qui sopra e state a posto pure, Giulia, sopra questi cosi, ed è stupendo, ragazzi, vi giuro. Ci mette pure mamma. E ci sono anche coniglie, vi dico. Ragazzi, è stupendo sto hotel, cioè, meraviglioso. Guardate questo rinoceronte, fighissimo. Perché io non riesco ad indicare? Ecco qua, guardate, è bellissimo. Andiamo sopra i conigli. Ragazzi, questo è il nostro hotel, è bellissimo. È gigante solo l'entrata, quella camera è bellissima. Vorrei provarmi a sedere. Sui conigli. Com'è Giulia? Vedi Marghe dove è andata, andate anche a Marghe. Maria, non ti muovere, mamma, non ti muovere. Vediamo un po', trovate la differenza tra chi è lo scimpanzé. Oh, la poltrona Arlecchino. Giulia, aspetta, fammi vedere dove sei tu. Giulia, dove è Giulia?
No, ma è comoda. Comoda? Comoda? Mario, non capito. Comoda? Allora. Ok, salutiamo, andiamo, dai. Ora saliamo, dai, facciamo vedere. Però almeno io non devo andare a dormire perché devo fare una cosa. Ragazzi, guardate. Le scarpe che si brillano. Cioè, che si illuminano. Bellissime queste. E poi guardate, ci sono. Cioè, se voi guardate, c'è anche lo specchio e vi faccio vedere la cintura quanto è grande. Ma cosa fai dopo? Domani dobbiamo fare una cosa molto figa. Chi arriverà prima? La 1, la 2, la 3? Ha vinto mamma. Camera 145. Tutti guardate, quanti, tutti quanti nello specchio, li prendo io, Aria 101 146. Giulia ci guida. Questo è il corridoio. Attenzione. Area fitness. Area fitness. Curva. Aspetta, se la ritrovo. Non ho vi preso. Voglio far vedere come si apre. Bellissimo. Aspettate. Allora, la nostra chiave è questa. Questa è la chiave. Guarda le porte, sono particolari. Le porte sono troppo belle. Mi sembra proprio uno studio. Sai qua? Direttamente la nostra. 141 non è. 142 non è. 143 non è. 144 non è. 145 è. Allora, calma, non fate danni. No. Questa, ragazzi, è la porta, è fighissima, è particolarissima. C'è scritto. Apriamo e salutate. Dai, date un bacione. Apriamo, vediamo prima se ci riesci. Hai compito niente, sei avanti. Si apre, si è aperta, dai, c'è riuscita. E perché non? Quindi? Ciao! Buonanotte! Ciao! Oh, ci hanno chiuso fuori! Ehi! Apri! Ciao! Viva la Magic Family! È bellissimo! Ciao!